sempre Central Saver, siamo in compagnia del nostro chiassoso amico che a quanto pare abbiamo portato a destinazione. Hai la lingua davvero lunga. Devi farci uccidere entrambi. Allora il nostro sacrificio infiammerebbe il cuore dei ribelli. Getteranno ogni straniero in mare in pasto a Poseidone. Per tua informazione, io non sono di Delo. Nemmeno gli spartani che hanno combattuto e sono morti per la ribellione lo erano. Gli ateniesi vogliono queste isole per la nostra ricchezza. Gli spartani le vogliono per Sparta. Non lascerò che le conquistino. Non abbiamo bisogno di loro. Delo deve essere governata dai Deliani. Ora, se non ti dispiace, vado dritto da Cina. I ribelli devono uscire dalle loro grotte. È ora di attaccare. Non te lo permetterò. Non posso lasciarti tornare da solo a Mykonos. Lo sapevo. Stai con loro. Non dovresti essere qui. Spedirò te e i tuoi simili nello Stige. E quindi abbiamo fatto fatica a salvarlo per poi ammazzarlo. Per fortuna che non si doveva spargere sangue sulle isole di Deo. Abbiamo fatto un massacro fino ad ora, quindi. Comunque, ragazzi, dovrebbe essere il 30° episodio di Assassin's Creed Odyssey. Se mi sono sbagliato, vi chiedo scusa. Sono sempre su Saint Silver. Stiamo giocando ancora a questa secondaria. Molto lunga, a quanto pare, molto bella. Sono già un po' di video che siamo su questa quest. E torniamo a parlare con il nostro amico Socrate. Che sono tutte belle le quest qui, quindi le stiamo facendo tutte. Ok, Socrate qua. Ma chissà chi sarà stato. Se non è possibile sapere ciò che è giusto commettendo quindi un errore, allora lo straniero ha agito per ignoranza, non malizia. Quindi dovremmo enunciare le leggi a ogni persona che mette piede sull'isola? Se una legge è davvero giusta, non è forse immediatamente deducibile? Fantastico, Socrate. Ah, Cassandra, vederti a Delo mi scalda il cuore. Dimmi, com'è andato il tuo incontro con il prigioniero ribelle? Non mi avevi detto che è un pazzo estremista? Ah, ma chi sono io per giudicarlo? Non commettiamo tutti gesti folli nella vita prima o poi? Lui butterebbe in mare te e le tue teorie senza pensarci. Quando ero più leggero, di peso e d'animo. Dimmi, hai risolto la situazione senza spargere sangue? Il ribelle era sorvegliato, ora le guardie riposano. Interessante. Hai reputato la vita di un ladro omicida più importante di quella di soldati che compivano il loro dovere. A dire il vero, non ho nemmeno considerato la sua vita. E il ribelle? Mentiamo. Ormai si era quasi a Mykonos. Oh, davvero? Hai lasciato andare quel pazzo? Pensi di aver agito saggiamente? Non so se è stato saggio interpellarti. Le nostre scelte sono come increspature nell'acqua. All'inizio sembrano piccole e insignificanti, ma poco a poco diventano onde devastanti. È un piacere, Socrate. Posso sempre contare su di te per procurarmi un mal di testa devastante. Il piacere è mio, Cassandra. Spero di rivederti al simposio. Non contarci troppo. Ok, e anche questa, ragazzi, il metodo socratico è terminata, quindi stiamo andando su di livello, ma facciamo fatica a raggiungere il 28, come vedete. Dunque, dobbiamo raggiungere il sud dell'isola. La nostra prima tappa sarà questa e cercheremo il generale che ci manca, dei tre di Atene, che ci ha detto Taleta di uccidere. Quindi stiamo proprio indebolendo al massimo la forza della nazione del nostro nemico, appunto. Quindi, allora, non di qua. Il problema del cavallo è che dobbiamo sempre prendere delle strade mirate. Non so se riusciremo ad andarcene dall'isola di Delo in questo video, ma abbiamo anche l'orso da andare a cacciare, che ci ha detto la piratessa di andare a prendere.
Come vedete, la situazione delle isole d'argento è indebolita, il dominio ateniese. Quindi vediamo cosa c'è qua. Questo santuario di Eracle non è ciò che stiamo cercando. Allora, la fattoria di Eliade sulle colline di Cinto ad Elo. E noi siamo nelle colline di Cinto, quindi o la fattoria è qua o è qua. Io scommetterei qua. Maledizione, ci siamo incastrati. Ecco qua. Ecco la fattoria, forse. Pensavi di nasconderti a Delo? Ti ha trovato quell'arma. Ah, aiuto. Povero nostro Phobos. Che è morto molto male, eh. Vabbè, lo richiameremo quando respawna, che problemi. Allora, c'è la skin del Pegaso, ragazzi, che vi permette di planare quando per Phobos. Ovviamente è una skin eccellente. Lo stanno cercando anche gli ateniesi, Neo, che avete sentito? È un traditore della patria, insomma. Quante cose da fare in questo posto, bellissimo, incredibile. Poi abbiamo finito? No, dobbiamo distruggere il silo. Potremmo usare anche le frecce incendiarie. Forse non è stata una buona idea perché li abbiamo chiamati tutti. Sì, vabbè, ma non sono io il capitano, lì. E anche questa volta, come sempre, la furtività è andata a farsi benedire, ragazzi. Il problema di non fare qua furtività, le missioni non è tanto fare le mischie, perché vedete che bene o male ce ne andiamo fuori dalle mischie, sono i mercenari che poi incominciano ad arrivare in numero elevato e... Perfetto, abbiamo appena livellato, ottimo. Ecco, abbiamo parlato troppo presto, sono i mercenari il problema. Talmente inumani che mi chiedo come fanno ad essere ancora vivi subito dopo. È arrivato un altro mercenario, vedete, poi continuano ad arrivarne a ripetizione, sempre uno in più, uno in più, uno in più, fino a quando non cominciano ad essere troppi. Questo oltretutto mi sembra anche parecchio forte.
forse troppo forte. Maledizione, non riesco neanche a fargli un parry. Allora, la situazione sta sfuggendo di mano. Troppi mercenari. Due sono già tanti, ragazzi, credetemi. Quindi io punterei. Al generale. Ah, ecco, semina chi ti insegue. Ragazzi, potrebbe essere molto complicata la situazione qua, perché dobbiamo liberarci di due mercenari, non uno. Dai. Maledizione, non l'ho visto arrivare il colpo. Forse con questo colpo riusciamo a buttarlo giù, no? Magari. Dai un parry. Sperando che si fermino i mercenari, nel senso che lui lo ammazziamo ma sia l'ultimo. Maledizione, non riusciamo a fargli un parry e ci ha incastrato. Oh, finalmente il parry. Siamo anche a corto di abilità, tutto andare, ragazzi, quindi... Siamo riusciti a piazzargli... Guardate quanto è dura la vita. E anche una ricompensa epica questo mercenario, quindi... Dai, finiti questi, speriamo che non ne arrivino altri. Faccio fatica a fare parry, incredibile. Ah, porca miseria. Abbiamo ottenuto anche il velo d'oro di Giasone. Ottimo, qual è l'armatura? No, per favore, basta mercenari. È stata dura, ragazzi, molto, molto dura. Grazie agli dèi. Quei soldati sono assetati di sangue. Mi vogliono morto. Dicono che sono un disertore. A me sembri un comandante. Non riconosco più i miei uomini. Farebbero qualsiasi cosa in nome del dovere. Allora, nasconditi sulla mia nave. Potremmo anche prenderlo come equipaggio, ma abbiamo voluto fare una run un po' malvagia, quindi stai mentendo. Sono qui per ucciderti, ed è esattamente quello che farò. Malaka. Ti prego. Che gli dèi ti perdonino per questo. Un ateniese in meno a dèi.
Perfetto. E ora abbiamo ucciso l'ultimo dei generali. Ora ci rimane ancora da fare una quest, quella dell'orsa. Ecco qua, siamo riusciti a farlo esplodere. Devo fare molta attenzione qui. Dunque, andiamo, già che ci siamo, completiamo l'area, non ci sono più guardie. Ed ecco qui, la zona è completa. E abbiamo risolto anche il nostro ostracon. Wow, fantastico. Mercenario. Ne abbiamo ammazzati pochi, sapete com'è. Questo era anche deboluccio, tra virgolette. Ok, ragazzi. Allora, missioni. Abbiamo ancora missione dell'orsa. Eccola qua, isole d'argento. Stringere i denti. Eccola qui. Chiudo sempre il menu per sbaglio, però... Dunque, allora, Sacre Terre di Artemide, ecco qua, sono a nord, sicuramente è qua l'orso, quindi chiamiamo Phobos sperando di riuscire a fare una cavalcata pulita. Passiamo ancora da Deo, dal tempio di Apollo, scusate. Notare come in città il cavallo diminuisce la sua andatura, appunto. Abbiamo qualcosa da consegnare qua. Che ci sia il nostro amico... Ah, guardate qui. Stavo dicendo Brasida, no? Il nostro amico Teleta. Quindi vediamo che accade consegnando a lui la quest. L'altra volta gli avevo offerto ospitalità sulla mia nave. Cosa fate tu e i tuoi uomini allo scoperto? I vigliacchi ateniesi hanno troppa paura di attaccare qualcuno sul loro suolo sacro. Ci piace venire a schernirli. Spartano, siete tutti uguali. Lo prenderò come un complimento. Non mi hai chiesto dei comandanti? So già tutto. Le loro forze sono nel caos e i soldati stanno disertando. Sparta ti è debitrice. Io ti sono debitore. Me ne ricorderò. Attento, non sai cosa potrei chiederti. Stupisci. Voglio te e Cira, facciamo una roba a tre. Io vorrei Cira. Cira. E te? Vi voglio entrambi, Taleta. So che cosa provate l'uno per l'altro, ma... Cassandra, io... Forse dovremmo concentrarci sulla guerra. Oh, Spartano, solo guerra e niente svago. Quando avrai finito di salvare queste isole, raggiungimi sulla spiaggia est delle rovine di Cinto.
C'è una cosa che voglio mostrarti. Cerca il fumo. Lo farò. Quindi forse potrebbe anche andare a buon fine, eh? Cuori in guerra, nuova missione. Ma noi dobbiamo fare l'altra di missione, quindi non abbiamo tempo per fare questa. Attraversiamo a nuoto il fiume. Il lago, scusate, che i leoncini là lo stanno sorvegliando. Non so se sia stata una buona idea attraversarlo a nuoto, però vabbè. Oramai l'abbiamo fatto. Ok, ora dobbiamo correre all'altro capo dell'isola. Ah, un bersaglio non seguito vicino. Ecco, possiamo fare la quest di Taleta. E un altro. Wow. Una scia di fiori. Non può essere lui. Dovrebbe essere una spiaggia, ma lui non è qui. Niente ragazzi, riprendiamo la nostra strada per l'orso, visto che Taleta non c'è. Taleta sarà vicino. Eccolo. Cominciavo a pensare che non saresti venuta. Dubiti di te, Spartano? Dubitavo della tua capacità di seguire le tracce. I fiori mi hanno sorpreso. Per una volta è stato bello seguire una traccia che non fosse sangue. Io non sono molto bravo a queste cose. L'intera Delo è ricoperta di fiori. Li ho visti e ho pensato che... Pensato cosa? Che sono successe molte cose da quando ci siamo incontrati. Eri circondato da ateniesi. Ricoperto di sangue. Hai combattuto al mio fianco. Tu eri irresistibile. Quando ho visto Cira per la prima volta, ho pensato che non avrei mai lasciato questa isola. E ora? Ora non lo so. Taleta, guardami. Io so cosa voglio. Hai capito la nostra Cassandra? Non qui. Vieni. Dove mi stai portando? In uno dei miei posti preferiti delle isole di Delo. Gli Spartani non amano solo i campi di battaglia? E va bene. Ti porto nel mio secondo posto preferito. Quando sono arrivato, avevo perso molte persone. Ogni uomo che rispettavo era affondato con quella nave. Volevi un luogo per fuggire da tutta quella morte. Ti capisco. Sapevo che avresti capito. È per questo che te lo mostro. Questo non è solo il luogo dove vengo a schiarirmi le idee. Mi... Ti cosa? Mi ricorda casa mia. Ah, là c'è l'orso, ragazzi. Quindi io, ragazzi, a questo punto
eviterei di far partire un filmato che magari potrebbe durare più del tempo che abbiamo ancora a disposizione. Non ho mai giocato questa parte del gioco, vedete, Tarita ci aspetta. Io vi saluto qui, vi ringrazio per aver seguito il video, ci vediamo alla 30ª parte, 30º episodio, se non era questo, oramai ci ho perso il conto. Vi ringrazio di aver seguito, mettete like o dislike, iscrivetevi al canale per sapere quando i prossimi episodi andranno online, oppure condividete il video. Il prossimo episodio avremo la romance con Tarita, quindi continuate a seguire. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima, ciao ciao.